In questo video riassumerò un libro intitolato Road to Ruin, il piano segreto dell'elite globale per la prossima crisi finanziaria, che spiega come finirà questa crisi e cosa puoi fare per tutelarti. Il libro è scritto da Jim Rickards, uno dei miei economisti preferiti. Il nome del libro suona come una teoria della cospirazione, ma il contenuto è tutt'altro. Per capire perché Jim Rickards ha scritto un libro del genere, bisogna prima comprendere chi è. Oltre ad essere stato un economista e uno scienziato, Jim ha lavorato per anni come avvocato, con un gruppo di persone d'élite che gestiscono le più potenti organizzazioni finanziarie del pianeta, come la Banca Centrale d'America, nota anche come Fed, il Fondo Monetario Internazionale, Wall Street, eccetera. Quando vengono approvate determinate leggi, è molto difficile per una persona comune comprendere le implicazioni. Ma essendo avvocato ed economista, Jim riesce a capirne lo scopo e gli effetti sull'economia mondiale. L'autore afferma che le élite globali hanno un piano che non coinvolge te, coinvolge la tua ricchezza. Per molte persone, le élite globali sono un gruppo di persone misteriose che indossano felpe con cappuccio sedute attorno a una tavola rotonda per discutere del futuro del mondo. Ma secondo l'autore, la loro identità non è un segreto. Sono le banche centrali di grandi paesi, ministri delle finanze e accademici. Nel libro li nomina anche. L'autore non afferma mai qualcosa che non sia supportato dalla scienza, dati e prove. Riassumerò il libro in tre parti. In primo luogo, spiegherò perché oggi stiamo vivendo una crisi. Successivamente, chiarirò come questa andrà a finire e qual è la fine del gioco. Infine, esporrò quali azioni intraprendere per tutelarti. Parte 1. Per capire perché oggi siamo in difficoltà, l'autore analizza due crisi avvenute abbastanza recentemente, ossia nel 1998 e nel 2008. Molte persone conoscono quella del 2008, ma non quella del 1998. Nel 1998, uno dei più grandi fondi speculativi, chiamato Long Term Capital Management, fece molti investimenti rischiosi sui derivati e stava per causare una grave crisi finanziaria. Quando Wall Street e la Banca Centrale d'America si resero conto della gravità del problema, furono costrette a salvare il fondo speculativo, altrimenti le grandi banche sarebbero crollate come un domino. L'autore è stata una di quelle persone che hanno effettivamente definito l'accordo per evitare il disastro. Jim afferma che il mondo era a poche ore da un grave crollo e la causa principale del disastro del 98 furono i derivati. Sono sicura che in questo momento ti stai chiedendo: ma che diavolo sono questi derivati? In poche parole, i derivati sono solo forme sofisticate di gioco d'azzardo. Ad esempio, mettiamo che prenda in prestito 10.000 euro dal tuo amico. Dopo che la transizione è terminata e firmiamo tutte le carte, ti richiamo e ti dico: «Ehi, vuoi scommettere che restituirò i soldi del tuo amico?» Se accetti la scommessa, viene creato un derivato. Quindi, un derivato è una scommessa sul prezzo futuro o sulla probabilità di qualcosa. Viene creato dal nulla. Non è trasparente, non è regolamentato e non ha limiti di dimensioni. Secondo Warren Buffett, i derivati sono le armi di distruzione di massa. Se avessimo imparato la lezione del 1998 e ci fossimo liberati dei derivati, non avremmo vissuto la crisi del 2008. Ma come sapete, così non è stato. E il resto è storia. Nel 2008 il problema era molto più grande e quindi la Fed è dovuta intervenire e salvare le banche e i principali istituti finanziari. La Fed ha ridotto a zero i tassi di interesse e ha aumentato il proprio bilancio da 850 miliardi a oltre 4 trilioni di dollari. Dopo la crisi, se avessero ridotto il loro bilancio allo stesso livello di prima e aumentato i tassi di interesse, direi: «Grandi ragazzi, vi siete indebitati per salvare il mondo e quando la crisi è finita lo avete ripagato». Ma questo non è accaduto. Come la gente comune, anche i governi chiedono in prestito nei momenti difficili e li restituiscono nei momenti favorevoli. Ma sembra che ci siamo dimenticati di questa semplice regola. Per dirla in modo diverso, nel 2008 il paziente ha avuto un infarto. Il medico ha usato tutti i medicinali senza poi ricomprarli. Oggi la salute del paziente è molto peggiorata. Il medico non ha medicine. Alcune persone dicono: «Beh, qual è il problema? Abbiamo fermato il crollo nel 2008 stampando denaro. Perché non stamparlo di nuovo? Non è supportato da nulla poi stamparne quanto ne vuoi». Beh, è vero che non c'è oro o argento a sostegno di nessuna delle valute oggi, ma dietro ogni valuta nel mondo c'è una cosa importante, e quella è la fiducia. L'unico motivo per cui accetti il mio peso, euro, dollaro, è perché sai che quando vai al negozio il cassiere lo accetterà da te. Se continui a stampare, le persone alla fine perderanno la fiducia. E questa è molto fragile.
Una volta persa, non puoi riguadagnarla. Se continui a stampare, la gente dirà: «Sai una cosa? Con ciò che accade, non mi sento sicuro. Non voglio questa carta. Dammi qualcosa di tangibile». Ora potresti pensare: «È stupido, perché non abbiamo imparato la lezione. Perché continuiamo a fare le stesse cose». Secondo l'autore, uno dei motivi principali è che i modelli economici che vengono utilizzati oggi sono obsoleti. Se usi il modello sbagliato, otterrai sempre il risultato sbagliato. Se i modelli sviluppati da Keynes funzionavano in passato, non significa che funzioneranno anche oggi. L'economia è una scienza e nella scienza le cose cambiano costantemente. Ti fornirò un esempio in cui noterai come alcuni modelli sono obsoleti. Secondo la curva di Phillips, c'è una relazione negativa tra disoccupazione e inflazione. Il che significa che quando la disoccupazione diminuisce, l'inflazione deve salire. Ma questo raramente accade. Potrai notarlo tu stesso, semplicemente guardando l'economia. Parte 2. Come andrà a finire la crisi? I mercati finanziari sono sistemi dinamici complessi, come quelli che si vedono in natura, come i terremoti. Quando si verifica un terremoto, l'energia deve essere rilasciata. Non puoi fermare un terremoto quando sta accadendo. Ma per un secondo, immagina di poterlo fermare. In quel caso, l'energia non scomparirebbe. Rimarrebbe semplicemente lì, e alla fine verrebbe comunque rilasciata. La stessa cosa vale per i mercati finanziari nel 2008. Abbiamo semplicemente interrotto il terremoto finanziario, ma ciò non significa che l'energia sia scomparsa e che non verrà rilasciata. Come puoi vedere, ogni crisi diventa più grande della precedente. Nel 1998 Wall Street ha salvato il fondo speculativo e nel 2008 la banca centrale ha salvato Wall Street. Ora la domanda è: chi salverà la banca centrale? Jim sostiene che l'unica organizzazione rimasta con un bilancio pulito che può salvare la banca centrale è l'FMI, il Fondo Monetario Internazionale. Le elite globali sanno che il sistema è instabile e alla fine collasserà. Una volta che le cose iniziano a peggiorare, cosa che sembra stia già accadendo, interverranno per implementare la loro soluzione. Nella prima fase, il sistema verrà bloccato. Anche l'importo che puoi prelevare al bancomat sarà limitato a una piccola somma per acquistare solo l'essenziale come il cibo. Una volta aperto il sistema, non avremo i dollari come valuta mondiale principale. Il dollaro sarà come una qualsiasi altra valuta locale, come il pesos messicano. Ora potresti chiederti quale sarà la valuta principale se il dollaro perderà la sua posizione. Beh, la risposta è la valuta dell'FMI, chiamata DSP, diritti speciali di prelievo. I DSP sono anche conosciuti come valuta mondiale e lo stesso FMI è noto come banca centrale mondiale. L'autore afferma che l'obiettivo delle elite è creare un ordine mondiale, un governo mondiale o una valuta mondiale e una tassazione mondiale. Sanno che il loro piano non è molto condiviso e cercano di crearlo pezzo per pezzo dal 1969, modificando la legislazione. In condizioni normali, nessuna nazione accetterebbe di cedere tutti i suoi poteri a un governo centrale, in particolare gli Stati Uniti. Ma una volta che ci sarà caos e sangue nelle strade, il piano dell'elite sarà presentato come la soluzione migliore. A proposito, l'indebolimento del dollaro statunitense fa parte del piano. Gli Stati Uniti sono la nazione più forte e non vorranno cedere facilmente il loro controllo. Ma una volta che il dollaro cadrà e la crisi colpirà il paese, la gente vorrà una soluzione. In tempi difficili come la guerra, le persone vogliono un governo centrale forte e sono disposti a sacrificare e accettare soluzioni che arrivano dal governo. Questa volta non avremo un vero conflitto a fuoco, ma piuttosto una guerra finanziaria, che è molto peggio della vera guerra, perché colpisce ogni paese, ogni città. Entra in ogni negozio e in ogni casa. Se questa soluzione funziona e l'SDR diventa una valuta di riserva, sarà piuttosto inflazionistico. Se non funziona, c'è la possibilità che torneremo al gold standard. Ma personalmente dubito fortemente che questo accada. Perché se avessi un ristorante McDonald's nel centro della città, saresti felice che qualcuno aprisse un KFC proprio davanti a te? Allo stesso modo, le banche non sarebbero contente se si applicasse il gold standard, perché limita la loro attività. Prima di passare alla parte finale, ti sarei molto grata se lasciassi un like al video e se ti iscrivessi attivando la campanellina. Passiamo alla terza parte. Ora condividerò la strategia di Jim per proteggersi dall'imminente crollo. Se ti dicessi che avremmo sicuramente l'inflazione, sapresti esattamente cosa fare, giusto? Compreresti beni materiali come oro, argento e terreni. Se invece ti dicessi che avremmo la deflazione, sapresti comunque cosa fare? Terresti più contanti e compreresti obbligazioni.
Jim dice che siamo sul filo del rasoio e possiamo andare verso entrambi i lati, quindi consiglia di prepararsi a entrambi gli scenari. La chiama strategia bilanciere. Come sai, il bilanciere ha tre parti: il peso a sinistra, il peso a destra e l'asta centrale, che tiene insieme entrambe le parti. Un lato del bilanciere dovrebbe contenere beni inflazionistici come oro, argento e terreni. Il secondo lato dovrebbe contenere attività deflazionistiche, come le obbligazioni. Infine, il connettore centrale dovrebbero essere i contanti. A molte persone non piacciono i contanti e non vogliono tenerli, perché non hanno un rendimento. Ma secondo l'autore dovresti averne per tre motivi. In primo luogo, il denaro è una copertura contro la deflazione. Con la deflazione il valore del contante sale. In secondo luogo, riduce la volatilità del tuo portafoglio. Se uno dei due lati del tuo portafoglio diventa volatile, puoi dormire tranquillo e non vendere nulla per sopravvivere. Sarai quello che può uscire a fare shopping durante i periodi volatili. Terzo motivo. Il denaro ti offre delle opzioni. Se vedi arrivare l'inflazione o la deflazione, puoi facilmente andare verso il lato opposto. A proposito, Warren Buffett è noto per avere un'enorme quantità di contanti nel portafoglio. Aspetta che si verifichi il crollo e poi esce a fare shopping e a comprare aziende che sono in svendita. Fare soldi e preservare i soldi sono due cose diverse. Molte persone fanno un sacco di soldi, ma non sono in grado di conservarli. C'è una storia interessante nel libro che descrive come alcune persone preservano la loro ricchezza per centinaia di anni. Verso la fine del libro, Jim ricorda una cena con una vecchia famiglia benestante italiana. Questa famiglia aveva conservato la propria ricchezza per 31 generazioni, ossia per 800 anni di alti e bassi del mercato, affrontando epidemie e pandemie come la peste nera e persino due guerre mondiali. Jim fece loro una domanda semplice ma perspicace. Come fa una famiglia a conservare la sua ricchezza così a lungo? Non sembra vero, deve esserci un segreto. La risposta della famiglia è stata un terzo, un terzo, un terzo. La famiglia conservava un terzo della propria ricchezza in beni immobili e terreni. Il terzo successivo era in oro e l'ultimo terzo era un'arte inestimabile. Per una persona normale come me e te, può essere piuttosto difficile possedere opere d'arte di qualità museale. Per loro sembra relativamente facile. L'autore infatti consiglia di allocare il 10% del tuo portafoglio in investimenti in oro e argento. Grazie per aver guardato il video e non dimenticatevi di iscrivervi a questo canale e mettere like. Alla prossima!